Grizzly Shady, Eminem, le 739 su Radio DJ. Perché abbiamo messo My Name Is? Perché al 342 00 00 700, in tanti ci avete corretti, era già accaduto con Maneskin e Moneskin, dicendo: ragazzi, ma sapete che si sentiva come se voi Barbara Bobulova la chiamaste Barbora, che ancora non ho imparato. Barbora con la O. Ecco, sappiate che il vero nome di Barbara, poi quella che noi tutti abbiamo chiamato sempre Barbara Bobulova, è Barbora Bobulova, ed effettivamente lei ci tiene che il suo nome non venga storpiato. Dice: no, mi chiamo così. My name is, altro nome che viene sempre storpiato. Hai visto il murale di Baschi? Hai visto Baschi? Sì, Baschi. Baschi. Ma tuttora, ogni volta no, è Banksy. Banksy. E poi è scritto così. È Banksy. Buongiorno, ma buongiorno, quante bello volte Mastandrea e Mastrandrea? Sì. E con noi a Bari c'era Lorenzo Salvadori, che salutiamo, è pilota Aprilia. E anche lì Lorenzo Salvadori, senza la L. Viene più facile, ma Salvadori è tosta. E dobbiamo anche citare un amico comune, Andrea Perroni. Volta ci sono Perroni e tutti si sbagliano. Perché fai no col ditino, Patrizio? Oddio, io mi ricordo perfettamente che è Perrone. Ma un altro, quello è un calciatore. Quello è un calciatore. Poi ci sarà anche Perrone, ma lui Andrea Perroni. Lì è il caso in cui l'assonanza con uno, qualcuno, diciamo, che ha un cognome più altisonante del tuo fa la sua. Però qui parliamo proprio di gente che non pronuncia correttamente, perché vabbè, a parte i casi di Nina Simone, che noi abbiamo sempre detto Nina Simone, o altri casi, ma anche per dire Pantone. Ieri parlavi della gamma Pantone durante le travisate, in realtà non è Pantone, noi lo chiamiamo Pantone perché è americano, giusto? Abbiamo italianizzato, ma penso che sia Pantone. Ah sì? Pantone? Credo. No. Forse diranno Pantoni. Pantone. Adesso vediamo se è italiano o no. Puoi parlare oggi, che è la settimana della Week di Milano. Occhio, mangiato Pantoni, cagato pantalone. Sì, sentiamo Pantoni. Sentiamo la pronuncia esatta. Pantone. Pantone. Sì, perché forse è pan dal latino. Esatto. Paga tanto, Pantone. Paga Pantone. Paga Pantone. Allora, bravi, qui tu ci hai portato un foglietto. Hai fatto perché? Questa cosa perché? Estemporanea. Sì. Cercando di azzeccare le pronunce di chi? Prima di tutto calciatori. Calciatori e poi attori. E sono nomi che di solito sbagliamo sempre. Abbiamo poi una controprova e vediamo se la loro controprova coincide con la mia. Perché poi ho trovato diverse pronunce. Ma il primo è quello. Il portiere famoso che era da Rosso. Aspetta, sulla maglietta Coso. Furio pronunciarlo. Allora io, perché poi seguendo le telecronache lo chiamerò così: il portiere attuale della Juventus si chiama Wojciech Szczęsny. No. No? Non è questo. Sentiamo un riscontro. Wojciech Szczęsny. Aspetta, no, rimanda. L'esatta pronuncia è Wojciech Szczęsny. Questa è la pronuncia polacca. Altro che Fabio, prendi nota, parlo con Caressa. Senti un attimo, voi Szczęsny. Ma adesso andiamo a Napoli, andiamo. Questo è. Vita Varatskelia. No? Lontano. Qui c'è Kvaratskhelia. Quello qua. Anche se l'esatta pronuncia che io ho trovato sarebbe Hvisha, Kvaratskhelia. Vabbè, il prossimo, ragazzi, Zibi Boniek. Questo è facile, Zbigniew Boniek. Sarebbe Zbigniew. Sì, nich squadres. Passiamo agli attori. Attori. Allora, tocca a Furio. Tocca a me, allora io ti dirò il nome del fratello che è uscito fuori adesso, che è Woody Harrelson. Esatto. Perché quello lì è difficile, lo dico? Matthew McConaughey. Non è male, non è McConaughey. Non c'è la G, non c'è la G. McConaughey, noi italiani. Matthew McConaughey. Allora proviamo questo. Io ho sempre detto Ralph Fiennes. Ralph Fiennes. Questo lo sapevo io, Ralph Fiennes. In alcuni casi Ray Fiennes. E non è Tom Cruise, ma è Tom Cruise. Esatto. Il prossimo è famoso. Shia LaBeouf.
No, no. Shia LaBeouf. La buff. Shia LaBeouf. Shia LaBeouf è sempre piaciaff. Ma bisogna ma metterci voi, un po' di pane. Ma secondo voi perché io ho finito con questo nome? Siamo partiti da Barbora Bobulova, il film di Moretti. Adesso siamo finiti alla ciccia baffetta. Il trio questo che volete, ragazzi. Chiamate Roma. Chiamate Roma.